A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Alan Zeni. Ciao, benvenuto. Ciao Paolo, piacere mio, piacere mio. Allora, guarda, casualmente vedo che alle tue spalle sulle braccia c'è un libro che non so se è un effetto specchio, ma mi sembra sia lo stesso di questo, se non Sai cos'è? Che quando lo vado leggi poi lo vedi dappertutto. errato. Ah, proprio diventa quasi un incubo, dici? Che Sì, lo una cosa del ritrovi altrove. genere. Sai che io stavo leggendo perché, come è giusto che sia, bisogna insomma dare la qualifica giusta alle persone. Qui prendo direttamente la tua bio al termine del libro, dove dice illustratore, paroliere, fotografo, conduttore radiofonico, tatuatore, fabbricatore seriale di idee, giornalista innamorato dei baci. Il finale è bellissimo, perché poi guarda, Sì. uno si immagina tutta una serie di professionalità e poi dopo ti vede e dici: ma in realtà come funziona da innamorato dei Figurati, io in baci? realtà io sono ingegnere, cioè nasco ingegnere. Poi in realtà tutto questo filone di cose fatte, che sono anche un po' di tracotanza, voglio dire, però tutte cose vere, Certo. è un po' l'effetto fionda di aver fatto qualcosa che non amavo nella mia vita e poi a un certo punto esplodere e rincorrere per rincorrermi. Per rincorrere le cose che amavo, insomma, e che quando lo fai, che ormai hai già 25-26 anni, ne hai tante di cose indietro che non hai fatto, e quindi si sommano velocemente. Voglia. Mi piace molto perché insomma, baciami ragazzi, cioè, al di là degli stretti congiunti c'è una voglia di baciarsi pazzesca, anche voglio dire, proprio il bacio quello un po' più formale, però ci manca insieme all'abbraccio una delle cose in assoluto, quindi il libro diventa quasi un'unica cosa alla quale aggrapparsi per i Quasi un ricordi. augurio, ma sì, allora, Esatto. in realtà il libro nasce prima del momento Come no? Covid, quindi è una cosa che sicuramente ci appartiene, questa voglia di darsi e di dare, di prendere, insomma, una cosa umana, no? Certo. Poi è un libro. Adesso non so, non vorrei fare troppe lodi al libro, perché insomma il libro se vi piace lo prendete, se non vi piace prendetelo lo stesso, voglio dire, a qualcuno Certo, lo due sono le regalate. Innanzitutto è il alternative. libro perfetto per ogni uomo, innanzitutto perché gli spiega perché è importante baciare, perché poi l'uomo ha questo grosso difetto che quando poi si accoppia Certo. tende a non baciare più la propria partner, no? Quindi è Ed è una una sorta cosa di che succede poi esortazione a dopo. ritornare al bacio, insomma, al petting sotto il bacio. Petting soprattutto, petting, io approvo il petting, anche l'uomo in generale approva il petting, però magari poi un po' tirchio sul bacio, voi baciate, insomma, l'uomo un po', diventa veramente un po' tirchio. Poi per un uomo è comodo questo libro perché se guarda le figure ne ha già letto metà, voglio dire, non deve neanche fare troppa fatica. Certo, Si fa. Ma tu che libro hai letto ultimamente? Ma ne ho letto uno, ma per adesso sono a metà. Ragazzi, 10 minuti l'avete visto metà, metà l'avete meraviglia, fa anche far bella figura, insomma. Esatto, se non sai Ma proprio poi cosa la dire. cosa incredibile è che tu parli appunto dei baci, uno pensa e dice vabbè sì, sono quei due o tre, ma tu ne hai qui illustrati addirittura 90. Lì 90, ma in realtà ce ne sono 300 disegnati. Lì sono 90, sono stati selezionati 90, ma sono più di 300. 300. Poi mi piacciono molto le categorie, devo dire. Le categorie sono al top. Il Ma le bacio categorie. agrodolce, quelli viaggiatori, baci senza scelta. Eh sì, sono in Insomma. realtà categorie che capisci in base alla tua età. Adesso diciamo io e te siamo coetanei, Sei ma a 20 anni sicuro, forse il eh? bacio. Non sono convinto, però facciamo finta. Mi Sì, gioca a guarda, favore sta cosa. credimi, io ho sul cappellino tipo quello di Gullit degli anni 90, con i capelli attaccati, l'ho fatto crescere la barba, ma non sono di primo pelo. Io ti do, beh, per essere veramente molto sinceri, ti dico una cosa anch'io che dico spesso: il capello lo tingo di grigio per darmi un tono e far sembrare la cosa un po' Un po' più più seria. grande, per sembrare un po' Bravo, più grande, per bravo, me, bravo. certo, perché dai sicurezza alle donne, certo. Esatto. No, il discorso del bacio, boh, è un discorso in realtà molto leggero e molto profondo. Ecco, il bacio è una cosa che si dà molto velocemente, ma scatena degli inferni incredibili come dei paradisi fantastici. Più inferni a dire la verità, e nel libro vengono affrontati con gusto e gioia. Tant'è che nella copertina c'è scritto, leggilo tu, Storie di amori, però e poi cancellato. cancellato, errori felici. Esatto, perché poi alla fine
tutti cadiamo nell'amore che notoriamente poi si trasforma in errore per dare spazio ad altri amori, no? Quello che poi è la nostra maledizione, però va bene così, insomma, senza errori non si può godere, la verità è questa qua, e il libro è fatto per ricordarsi che errare è bello e dovete errare, vi giustifica un po' di errori, ecco, vi aiuta a fare un po' il punto della situazione, perché è un libro che spinge a seguire le proprie emozioni, le proprie pulsioni, e notoriamente le proprie pulsioni vi portano in degli ambienti orrendi, cioè tipo tradimenti, strade non condivise dagli amici, non condivise dalla famiglia, però di fatto se quella è la via, insomma l'ha detto anche il Signore, voglio dire che dovete sbagliare così poi io vi perdono, sereni, cioè. Beh, mi piace moltissimo, questo è da sottoscrivere. Scusami, però adesso non so, siamo comunque in uno stato per lo più cristiano, certo. Tutti abbiamo vissuto le varie parabole, tra cui quella dei talenti, che se non me la ricordate è quello che il padre dà dei talenti ai figli, no? Alla fine premia il figlio che ha perso tutto, esatto. Cioè non quello che ha tenuto via e non ha usato, esatto. Ma quello che ci ha provato e ha sbagliato, e lo premia. Premia il figlio prodigo, poi insomma la storia è quella se lì. Tanto mi dà tanto. Se tanto mi dà tanto, conviene sbagliare, per, anche perché l'unico modo per migliorare è sbagliare. Come no? E non si sbaglia. Su questo è una teoria perfetta, su questo non si sbaglia assolutamente. E a proposito di sbaglio, c'è sempre, soprattutto non so perché, non tanto per difendere la categoria, ma dal punto di vista dell'uomo, del ragazzo, c'è sempre questo sbaglio quasi di default in giovane età, quando ci sono i primi baci, che c'è sempre questa qualsiasi età, perché alla fine quando ci incontra tra uomini dice vabbè, cos'hai sbagliato oggi con tua moglie? Tutto. Cosa fai sbagli, no? Quello è vero. Il libro a me piace non perché l'ho scritto io, piace perché diceva sempre perché l'hai scritto tu. No, se lo leggi a 20 anni o se lo leggi a 30 anni, leggi due libri diversi, perché ti aiuta a ridere dei tuoi insuccessi e a capire che sono insuccessi magari con una persona, ma potrebbero essere dei grandi successi con altre. Adesso non lo so, adesso sarò un po', uso un francesismo, no? Sì. Però per una donna sei l'uomo che fa meglio, no, riesco a dirlo senza francesismi, sei l'uomo che fa meglio l'amore al mondo, e poi quando finisci con questa donna tu vai con un'altra che poi dice alle sue amiche che riportano a te che sei una ciofeca a letto. Però è vero, cioè funziona così, cioè ci sono delle persone con cui abbiamo delle affinità per chimica, per età, per tantissimi motivi, e ci sono delle persone che invece ci distruggono. Quindi un po' è anche un libro ti aiuta a capire che non ti devi fermare, e la vita è fatta di esperienze. Poi mi piace molto questa, perché penso che sia in assoluto il primo esperimento riuscito di un aggiornamento che non sia attraverso un qualcosa di digitale, cioè, ma un libro vero e proprio, tradizionale, cartaceo, che si aggiorna automaticamente rispetto al percorso di vita che fai, all'età che si evolve. Fantastico, esatto. Questo è geniale, perché mai nessuno ci era riuscito prima a fare un aggiornamento senza altre pubblicazioni. È un download continuo. È meraviglioso. Tanto più ti senti piccione, tanto più riesce a trovare delle giustificazioni. Piccione non so se si usa ancora, però negli anni 80 piace, piccione sì. Si diceva per uno che era un po' uno che faceva la cavolata, esatto. Sono stato proprio un piccione. Assolutamente, insomma, abbiamo sicuramente destato grande curiosità per chi ancora non si è avvicinato al mondo dei baci. Baciami, nel senso del titolo del libro, no, per tante volte sembra quasi un invito, ma con tutto rispetto, Paolo, io non posso dirti, non rifiuto un bacio, quindi se tu me lo chiedi io te lo mando, altrettanto, via così, virtuale ma sentito comunque. Grazie Alan, alla prossima. Grazie a te, ciao. Mi raccomando, bacia, sì. Paolo, non fare come tutti gli altri maschi che poi non bacio. No, ma sotto tutto, ho letto il libro, sono allora, cintura nera, letto? Cintura nera di baci. Perfetto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.